La Valle dei Re, il più grande tesoro che sia mai stato scoperto e messo a disposizione dell'umanità. Per migliaia di anni, la sua storia è rimasta nascosta nell'arido deserto roccioso dell'Egitto. Ma ora, grazie a un'innovativa computer grafica, sarà possibile vedere al di sotto della superficie ed esplorare la valle in un modo mai visto prima per conoscere la storia segreta delle tombe reali. La Valle dei Re è il luogo in cui vennero sepolti tutti i grandi dell'Egitto. Faraoni come Seti I, Ramsete II, Tutmosis III. Ma non si tratta soltanto di faraoni. È anche la storia degli uomini che costruirono le tombe. Una storia di rapine e di morte, distruzione e riscoperta. È un mondo davvero misterioso e ricco di tesori. Solo a pensarci è incredibile. Tremilacinquecento anni dopo la sua nascita, la Valle dei Re racconta la sua vicenda straordinaria. Egitto, 1 novembre 1922. Alcuni operai stanno effettuando degli scavi nella Valle dei Re. Non sanno ancora che sotto di loro, a oltre 9 metri di profondità, c'è una quantità di oro che va al di là di ogni immaginazione. Scavata nella solida pietra calcarea, c'è la tomba di un antico faraone. Le camere sono stracolme di tesori. Nel cuore della camera mortuaria si trova il corpo del faraone Tutankhamon. La sua tomba è la prova lampante che 3500 anni fa questo arido bacino nel deserto venne colmato con gli oggetti più preziosi del mondo. Queste aree rocciose sono tra le più sterili di tutti i deserti occidentali. Qui sotto sono state fatte le più ricche scoperte archeologiche di tutti i tempi. Le tombe di Amenhotep II, di Horemheb, di Ramses III. Poco più in là ci sono quelle di Ramsete VI e proprio al centro di Tutankhamon. Sono 62 le tombe nella Valle dei Re, ma non tutte contengono tesori reali. Sono soprattutto tesori di informazioni. A decine di metri di profondità sottoterra, la valle è punteggiata di tombe. Molte di loro, una volta, erano dimore di faraoni molto più potenti di Tutankhamon. Tutti conoscono il tesoro di Tutankhamon, costituito dalla maschera d'oro e dai gioielli. Eppure era un faraone di secondo piano. Immaginate cosa poteva esserci nella tomba di Seti I. Doveva essere un tesoro incredibile, 10 volte più ricco di quello di Tutankhamon. Per quanti tesori potesse contenere, la tomba aveva un solo ed unico scopo: quello di garantire al faraone una vita felice nell'aldilà. Le tombe dei faraoni sono opere d'arte spettacolari, ma in primo luogo sono strutture progettate nei dettagli per garantire al faraone un passaggio sicuro alla vita ultraterrena, così da prendere posto accanto agli dèi. Il faraone viene portato qui, già mummificato, nel sarcofago con la maschera d'oro. Grazie ad un rituale magico avrà una nuova vita. Ed è proprio nella tomba, con l'aiuto di parole, incantesimi e preghiere, che questo evento soprannaturale avrà luogo. La tomba diventava quasi più importante del palazzo reale. Nel palazzo si viveva soltanto la vita terrena, la tomba invece serviva per l'eternità. Ecco perché la costruzione delle tombe era così rilevante nell'economia dell'antico Egitto. Era un investimento costoso, ma fondamentale per vivere in eterno. La Valle dei Re è nel cuore dell'antico Egitto, sulla riva occidentale del Nilo.
A circa 5 chilometri di distanza, sulla riva orientale, si trova la città di Tebe. Durante l'età di massimo splendore dell'Egitto, Tebe fu la sua capitale, nonché sede ufficiale del faraone. Tutte le risorse necessarie per la costruzione delle tombe si concentravano qui. Tebe era il centro del mondo allora conosciuto, immensamente sofisticato e ricco. Le ricchezze di questa città da sole erano pari a quelle di tutto il resto dell'Egitto. Ma nel 1279 avanti Cristo la città venne colpita da un lutto, la morte del faraone Seti I. Era stato uno dei più attivi e abili sovrani che l'Egitto avesse mai avuto. Ora si poteva cominciare la sua mummificazione. Il corpo veniva mummificato perché si credeva nella resurrezione. Si pensava che il faraone dovesse alzarsi e dirigersi nell'aldilà, perciò avrebbe avuto bisogno del suo corpo. Secondo i testi antichi, la mummificazione doveva durare esattamente 70 giorni. Era una procedura difficile e impressionante. Il segreto era la disidratazione del corpo. Per un'efficace conservazione è necessario eliminare i tessuti molli. Una delle operazioni da fare era togliere gli organi interni molto ricchi di acqua. Si utilizzava un coltello di ossidiana affilato come un bisturi da chirurgo. Mentre i mummificatori preparavano scrupolosamente il faraone per la vita ultraterrena, non potevano neppure immaginare a cosa sarebbe andato incontro il suo cadavere. La Valle dei Re fu il luogo di sepoltura dei faraoni per 500 anni. La scelta non era certo stata casuale, era un luogo del tutto al riparo dal popolo. La gente comune non avrebbe mai visto le tombe. Si sapeva solo che da qualche parte, oltre l'orizzonte, dietro le rocce, c'erano le meravigliose sepolture di tutti i faraoni della dinastia. Le tombe erano inaccessibili, ma c'era in gioco la vita eterna del faraone e non si sarebbe potuto fare altro. La Valle dei Re doveva essere protetta con il massimo rigore. Sulle colline attorno all'area delle tombe c'era un corpo scelto di guardie della necropoli. La conformazione della valle permetteva di avere una visione complessiva di tutte le tombe. Tutta l'area è circondata da rocce ripide. Questo significa che se si mettono dei posti di guardia nei punti più alti, si ottiene una totale visione della valle. Con 5 soldati in ciascun posto di guardia, si avrà una sorveglianza assoluta. Le guardie possono passare giorni e giorni accampate sulle rocce a difesa della valle. Se qualche visitatore inatteso veniva catturato dalle sentinelle, rischiava la vita. Se poi veniva colto sul fatto, beh, non avrei voluto essere in lui. Soltanto alcuni uomini potevano passare indisturbati senza che le sentinelle intimassero l'altolà. Vivevano in un villaggio isolato, proprio oltre l'altopiano della Valle dei Re. Ed erano le persone di fiducia dei faraoni, coloro che costruirono le tombe reali. Poco oltre la Valle dei Re c'è il villaggio di Deir el Medina. Qui abitavano gli addetti alla costruzione delle tombe dei faraoni. Tra le rovine abbiamo cercato di scoprire i particolari della vita quotidiana del villaggio. Sappiamo, ad esempio, i nomi di chi venne accusato di furto, di chi chiese di avere più carne di pollo a pranzo, e sappiamo anche che tizio litigò con la moglie. Infatti, gli abitanti del villaggio usavano spesso i ciottoli della Valle dei Re per trascrivere i loro pensieri. Durante la costruzione delle tombe, avanzava sempre una gran quantità di pietra calcarea, su cui gli operai scrivevano i loro appunti. L'operaio Mena ha dato un recipiente con del grasso fresco al capo delle guardie, che ha affermato: «In cambio gli darò dell'orzo. Ti trascinerò in montagna e ti ucciderò».
Se hai della birra da offrirmi, non venire a cercarmi. Vieni se hai del lavoro da offrirmi. Fondamentalmente sono persone come noi. Agiscono come noi. Le riconosciamo come se fossero nostri fratelli o sorelle. Gli abitanti di questo paese si differenziavano dagli altri egiziani per un dato fondamentale. Un ciottolo di pietra calcarea ritrovato nel villaggio rivela che alla morte di un faraone non si piangeva, anzi si festeggiava. La loro reazione è piuttosto strana. Un reperto ci dice che il governatore era andato da loro per riferire che il faraone era morto e loro ne furono felici. La morte del faraone significava infatti la possibilità di costruire la tomba del nuovo sovrano. È probabile che dopo la morte di Seti ci vollero 70 giorni per sventrare e mummificare il suo corpo. Ma i lavori per la sua tomba cominciarono 15 anni prima, quando il faraone salì al potere. Per gli architetti di Seti, la decisione più difficile fu quella iniziale. Dove collocare l'ingresso della tomba? Fu una scelta estremamente problematica perché gli architetti lavoravano al buio. Al momento di scavare non si poteva essere certi che nelle immediate vicinanze non ci fosse già un'altra tomba. Ci sono 5 casi del genere nella valle in cui scavando ci si imbatté in una tomba preesistente, oppure si dovettero deviare i cunicoli per non finirci contro all'ultimo momento. Il rischio di collisioni è forse alla base delle variazioni di struttura delle tombe nel corso dei secoli. Le prime tombe avevano una pianta a L, ma dopo alcune generazioni il progetto venne abbandonato. Le tombe vennero realizzate in linea retta, in modo tale da occupare molto meno spazio, visto il sovraffollamento dei defunti. Per gli addetti alla costruzione della tomba, ogni settimana iniziava con la distribuzione degli arnesi. Gli scribi annotavano scrupolosamente qualunque attrezzo di rame dato in consegna. Nell'antico Egitto il rame era così prezioso che ogni scalpello valeva ben oltre un mese di paga. Gli scribi segnavano i nomi degli operai e dei relativi arnesi di rame presi in consegna. All'inizio e alla fine della settimana gli scalpelli venivano pesati per evitare che del rame venisse asportato e venduto. Con attrezzi così semplici, la costruzione delle tombe faceva affidamento solo sulla forza delle braccia degli operai. Per chi affrontava la nuda pietra, le condizioni di lavoro erano durissime. Immaginate l'aria carica di polvere, l'umidità al 95%, una temperatura insopportabile, le pietre che ti cadono addosso e per giunta un capo cantiere che si guadagna da vivere senza fare nulla. Sgobbare sotto il sole accecante dell'Egitto è già di per sé punitivo, ma per gli operai era ancora più faticoso lavorare dove la luce del sole non arrivava affatto. Una volta dentro la montagna non c'è più luce, perciò bisogna procurarsela in qualche modo. Gli operai utilizzavano delle lampade ad olio, una ciotola con dell'olio, uno stoppino di lino e del sale per evitare che si formasse il fumo. Più gli operai scavavano nel fianco della montagna, più diminuiva la loro resistenza alla fatica. Scavare una tomba è come lavorare in una miniera. È molto difficile orientarsi, c'è la tendenza a girare a destra o a sinistra. È difficile mantenere una direzione rettilinea. Gli egiziani avevano strumenti per i rilevamenti topografici davvero approssimativi, la squadra da carpentiere, il filo a piombo, un pezzo di corda per misurare in lunghezza e nient'altro. Con strumenti così semplici, l'accuratezza del loro lavoro è straordinaria.
La pianta in scala di una tomba giunta fino a noi dimostra a quale livello di precisione si potesse arrivare. Le specifiche venivano rispettate scrupolosamente, con un margine di errore di 2 mm. Man mano che si progrediva nei lavori di scavo, gli operai erano sempre più attenti a qualunque mutamento significativo della roccia. Molti di loro avrebbero sperimentato sulla propria pelle l'imprevedibilità della valle. Durante il lavoro era difficile capire cosa ti saresti trovato davanti. Si comincia con una roccia che sembra perfetta e poi, dopo pochi metri, si verifica un disastro. Solo lo strato superficiale della roccia, costituito da calcare, è adatto per costruire le tombe. L'incubo peggiore di ogni operaio era quello di colpire lo strato sottostante, fatto di gesso, più morbido e friabile. Scavando troppo in profondità, si rischiava di dover abbandonare tutto il lavoro fatto. Anni e anni di fatica sprecata. La tomba di Seti fu portata a termine senza gravi ostacoli. Come tutte le altre tombe della valle, aveva quattro caratteristiche basilari. Un corridoio che si inoltrava nella roccia. Una fossa piuttosto profonda a scopo difensivo. Dei magazzini per conservare il tesoro del faraone. E infine il luogo principale, la stanza della sepoltura. Terminato il lavoro di scavo, la tomba del faraone era ben lontana dall'essere pronta. I dipinti alle pareti erano altrettanto importanti. Nell'antico Egitto non esisteva l'arte fine a se stessa. Gli artisti della Valle dei Re non dipingevano solo belle immagini, bensì il percorso che avrebbe guidato il faraone alla vita eterna. I testi e le scene sulle pareti della tomba raffiguravano rituali che servivano ad aiutare il faraone morto a trovare la via per l'aldilà. Alcuni dei più abili artisti del mondo antico vennero coinvolti nella creazione di queste immagini. Il loro lavoro per una singola tomba poteva protrarsi per molti anni, ma dopo la morte di Seti dovettero restringere i tempi. Avevano solo 70 giorni per terminare la tomba prima dei funerali solenni. Trascorsi 70 giorni, avevano luogo i funerali. Poi la tomba veniva chiusa per sempre. Il primo artista tracciava un disegno di massima di tutto ciò che doveva essere inserito, segnando le immagini e la loro posizione tramite geroglifici. Poi il suo superiore apportava dei miglioramenti e con inchiostro nero correggeva le figure, dando loro proporzioni e dimensioni appropriate. Poteva anche controllare errori di ortografia o dimenticanze. Qui, a quanto pare, lo scriba, che ha usato l'inchiostro rosso, ha tralasciato una colonna di testo. Lo scriba successivo doveva intervenire, spostare la figura a destra e inserire i geroglifici dimenticati. Era un'operazione importante, non solo per l'estetica, ma perché questi testi sono tracciati per condurre il faraone sano e salvo nell'aldilà. Un errore di ortografia e chissà dove sarebbe andato a finire. A decine di metri di profondità, senza luce naturale, non doveva essere facile dipingere. Proviamo ad immaginare la scena. I pittori con il pennello in una mano, la lampada d'olio nell'altra, che aguzzano la vista per applicare il colore. Non deve essere stato facile, ma il risultato finale è di una qualità straordinaria. I dettagli di questa collana, i particolari dei volti, il fine modellato delle labbra, l'accuratezza nel disegno del naso e dell'orecchio richiedono molto tempo, anche per un artista esperto. I personaggi rappresentati nelle tombe hanno un aspetto piuttosto bizzarro. Strane creature popolano questi inferi. Esseri soprannaturali, simili ad alieni. Serpenti personificati,
un drago metà ippopotamo e metà coccodrillo. E c'è anche una figura con una testa enorme, un personaggio decisamente bizzarro. Terminati i dipinti, mancava un ultimo e fondamentale elemento. Il sarcofago, la bara in cui il faraone avrebbe riposato per sempre. Ricavato da un unico blocco di granito o di quarzite, un sarcofago reale poteva pesare fino a 10 tonnellate. Col sarcofago al suo posto, la tomba era terminata. Ciò che all'inizio era solo una caverna scavata nella nuda roccia era stata sapientemente trasformata in un mezzo per trasportare il defunto nell'aldilà. Ora attende il suo passeggero reale, la mummia del faraone. Il cadavere del faraone Seti I è quasi pronto per il suo viaggio nell'aldilà. Il corpo, privato degli organi interni e disidratato, viene avvolto in fini bende di lino. Il bendaggio prosegue per vari giorni e tra le fasce di lino vengono inseriti in punti specifici alcuni amuleti. Per gli egiziani, gli amuleti avevano poteri magici. Uno dei più ricercati, chiamato Ankh, avrebbe garantito a Seti la vita eterna. Si pensa che per il suo bendaggio siano stati usati in origine più di 150 amuleti. Tra questi c'erano una serie di scalini in miniatura che dovevano aiutarlo a salire in cielo e un piccolo poggiatesta per mantenere la testa del faraone sempre in posizione comoda. Incredibilmente, più di 3.000 anni dopo la sua morte, la mummia di Seti I è ancora intatta. Fu scoperta alla fine dell'Ottocento in Egitto ed è in esposizione permanente al Museo Egizio del Cairo. Guardando la mummia, viene da pensare che abbia giocato un bello scherzo alla morte. Perlomeno l'imbalsamatore ha fatto un bel lavoro. Volevano dargli l'immortalità e ci sono riusciti. Questo è il meglio dell'arte dell'imbalsamazione. Lungo la Valle dei Re, la processione funebre di Seti si snodava oltre una serie di alti templi. La processione funebre deve essere stata un evento incredibile. Il sarcofago era pesantissimo e doveva essere trasportato per diversi chilometri. C'erano portatori di scrigni di legno pregiato, statue d'oro, oggetti rituali che avrebbero accompagnato il faraone verso la destinazione finale. Infine, Seti I venne portato nella sua tomba, nel cuore di roccia della valle. Gli oggetti sepolti con il faraone defunto gli sarebbero stati utili nell'aldilà. E Seti I ne aveva davvero tanti. Potremmo paragonare la serie di oggetti da mettere nella propria tomba ad una lista di cose da portare in viaggio verso una meta sconosciuta. Non si sa cosa portare, così si porta tutto. Il faraone ha bisogno di tutto ciò che gli era servito nella vita terrena. Anche nell'aldilà deve avere abiti, cosmetici, gioielli e ogni cosa che può contribuire ad un'esistenza confortevole.
Gli egiziani pensavano a soddisfare tutte le esigenze della vita ultraterrena. Certo, il faraone era morto, ma nell'aldilà avrebbe avuto ancora un forte appetito. Per placare la fame ci sarebbero stati birra e pane. Inoltre, essendo un re, Seti avrebbe trovato del vino. Se poi fosse stato astemio, avrebbe potuto bere succo di tamarindo ed altre deliziose bevande rinfrescanti. Inoltre, il faraone aveva a disposizione un esercito di schiavi chiamati Shabti. Se l'aldilà doveva essere come la vita terrena, forse ci sarebbe stato anche da lavorare. Ma chi ama lavorare? Ecco perché il faraone avrebbe avuto con sé le statuette magiche che all'occorrenza si sarebbero animate per servirlo. Su ciascuno Shabti c'è un'iscrizione magica. Se mi chiami, eccomi, risponderò. Nella tomba di un faraone ci potevano essere 400-450 Shabti, tutti sistemati per bene in un'apposita scatola. Ciascuno di loro si prenderà cura di te. Alla fine, il sarcofago viene sigillato. Circondato da tutti i suoi tesori, Seti I poteva sperare di vivere in eterno. Ma quando la sua mummia venne ritrovata 3.000 anni dopo, non c'era traccia del suo tesoro. Una recente radiografia rivela che tutto ciò che resta delle sue enormi ricchezze è un singolo amuleto d'oro ancora avvolto tra le bende di lino. Il resto del tesoro venne forse depredato 200 anni dopo la sua morte, quando un evento catastrofico si abbatté sulla valle. Alcuni dei suoi abitanti avrebbero avuto un brutto risveglio. Era il 1090 a.C., ricordato dai sopravvissuti come l'anno delle Iene. La carestia colpì al cuore l'impero di Tebe. L'anno delle Iene viene ricordato come un anno terribile, perché fu un anno di gravi dissesti in Egitto. L'economia vacillava. Dal deserto si avvicendavano incursioni nemiche e la dinastia al potere non sembrava capace di tenere unito il paese. Con la crisi economica, il tasso di criminalità andò alle stelle. Nella Valle dei Re apparvero i tombaroli, che contrastavano le sentinelle della necropoli con astuzia. Una volta aggirati i posti di guardia, i ladri riuscivano ad insinuarsi nella valle. Spesso nella banda c'era qualcuno che conosceva bene il luogo, forse un abitante di Deir el Medina. I ladri non si facevano strada dall'ingresso principale rompendo il sigillo reale, perché sarebbero stati scoperti alla prima ispezione. Piuttosto entravano nelle tombe dall'alto. Ma tutto il mondo è paese. I ladri sono disposti a rischiare se in gioco c'è una bella ricompensa. E non c'è ricompensa migliore della tomba di uno come Seti I. Irrompere in una tomba significava violare la soglia dell'aldilà. E non era una prospettiva incoraggiante. Non sai dove ti trovi. Tutto è nero come la pece e hai paura. Sei terrorizzato. Sei in presenza di un faraone morto. Nella tomba non c'è soltanto un corpo in decomposizione o già decomposto, c'è anche tutto il cibo andato a male. Magari qualche animale si è rintanato qui dentro e poi è morto. Insomma, l'odore è insopportabile e l'aria è irrespirabile. Nel cuore della tomba, gli intrusi si trovano faccia a faccia con le guardie della stanza della sepoltura. Si credeva che queste statue a grandezza naturale avessero poteri magici, come quello di lanciare una maledizione contro chiunque avesse violato la tomba del loro padrone. Nella camera della sepoltura, i ladri trovarono ciò che stavano cercando.
Un'enorme quantità di oro è sparsa tutt'attorno. Gli egittologi possono soltanto fare delle supposizioni sulle ricchezze che le tombe contenevano in origine. Si fanno ipotesi a ruota libera. Ho sentito cifre che vanno da un quarto di tonnellata fino a 100 tonnellate d'oro. Ma poteva essere difficile mettere le mani su questo metallo. L'oro era incastonato in oggetti di legno ed era in gran parte nascosto nel sarcofago del faraone. Testimonianze tratte da papiri antichi rivelano che alcuni ladri erano disposti a tutto pur di mettere le mani sul bottino. Anche incendiare la tomba con una torcia. I ladri potevano essere certi di portare via fino all'ultimo grammo di oro solo facendolo fondere. In questo modo però avrebbero ridotto in cenere le opere d'arte con il rischio di commettere l'estremo sacrilegio, distruggere il corpo del faraone e con esso la possibilità di vita ultraterrena. Con un'accusa così grave in ballo, qualunque tombarolo, se veniva catturato, sapeva che avrebbe fatto una fine terribile. Tebe, anno 1090 a.C. È stato appena catturato un tombarolo. Antichi documenti legali hanno gettato una luce straordinaria sul modo in cui si svolgevano i processi di questo tipo. L'interrogatorio veniva condotto a bastonate. L'imputato era colpito alle mani e ai piedi con una doppia verga. Il crimine era considerato così grave che persino il nuovo faraone assisteva al processo. I documenti rivelano come fosse facile cedere sotto tortura. Una volta riconosciuto colpevole, l'imputato veniva condannato a morte con la modalità dell'impalamento. Un modo davvero lento e terribile per uccidere un uomo. L'anno delle Iene segnò un punto di svolta. La valle non era più un luogo sicuro per il riposo eterno dei sovrani dell'Egitto. Voltando le spalle a 500 anni di tradizione, i faraoni abbandonarono la valle dei re. Gli artigiani non avevano più tombe da costruire. Cosicché Deir el-Medina divenne una città fantasma. I sacerdoti andarono nella valle ed aprirono tutte le tombe reali che riuscirono a trovare. Buona parte delle mummie dei faraoni vennero portate in una nuova dimora, una caverna al di là della valle, dove nessun ladro avrebbe mai pensato di andare a guardare. Per 1000 anni la valle rimase inviolabile e mortalmente silenziosa, ma non ancora per molto. L'Egitto venne invaso da diversi eserciti stranieri. Gli Assiri nel 670 a.C., poi i Greci e infine i Romani. Sulla scia degli eserciti arrivarono legioni di turisti, desiderosi di visitare una zona leggendaria. Per arrivare alla Valle dei Re, il viaggio era lungo e una volta qui volevano lasciare una testimonianza del loro passaggio. Perciò incisero migliaia di graffiti sulle pareti originarie. Io, Felestrio di Alessandria, ho visto con i miei occhi queste tombe, che fanno davvero impressione, e ho passato una giornata piacevole. Sonasio ed io abbiamo visto 6 tombe, e ne siamo rimasti molto colpiti. Sono incantato da ciò che ho visto. Così ho scritto questa frase.
Marco Lito è stato qui. I danni inflitti alle tombe dagli antichi visitatori non sono nulla in confronto alle devastazioni provocate dalle forze della natura. Una volta ogni 200 anni le piogge torrenziali si abbattevano sulla valle e trascinavano via centinaia di migliaia di tonnellate di detriti, provocando seri danni alle tombe. L'acqua scendeva con violenza nella valle, portando con sé i detriti e inondando tutto. Si può immaginare l'effetto sulle tombe. Milioni di litri d'acqua che si riversano nei corridoi, danneggiano le parti in rilievo e arrivano addirittura a riempire la tomba quasi fino all'orlo. Alcune tempeste potevano essere così violente da trasformare la Valle dei Re in un lago. Nei successivi 2000 anni, le tombe furono occultate dai detriti dell'inondazione, una dopo l'altra. Tutto questo cambiò all'inizio dell'Ottocento. Nel giro di 10 mesi, 8 tombe vennero trovate da un solo uomo. L'italiano Giovanni Belzoni aveva lasciato il lavoro di circense per fare l'esploratore in Egitto. A prima vista, la Valle dei Re sembrava non avere molto da offrire. Alcune tombe erano aperte, ma c'era un'enorme quantità di pietrame per tutta la valle. Belzoni andava in giro rovistando con bastoni di ferro in cerca di tombe e ne trovò alcune. Il 16 ottobre 1817, Belzoni fa un'incredibile scoperta. La tomba di Seti I, che era sepolto lì da 3000 anni. Belzoni non gode di una buona reputazione a causa delle tecniche di cui si serviva per entrare nelle tombe sigillate. Ad esempio, usava delle mazze e picconi, cosa che ai nostri giorni non si usa più fare. Belzoni fu il primo a mettere piede nella tomba da quando i ladri l'avevano depredata quasi 3000 anni prima. Nel suo diario annotò: «Posso dire che questo è un giorno felice, forse uno dei più belli della mia vita». Leggendo i diari di Belzoni, si può affermare che era davvero estasiato. Non si era mai visto nulla del genere. Nessun europeo era mai stato in una tomba in cui fossero ancora conservati sulle pareti dettagli così vividi. Egli stava per scoprire una delle più vaste tombe mai trovate. La tomba di Seti si estendeva nella roccia per circa 106 metri. La stanza della sepoltura era una delle più grandi di tutta la valle, con un soffitto alto più di 6 metri. Il soffitto era coperto da dipinti di bellezza senza pari, che formavano una complessa mappa del cielo stellato. I ladri dell'antichità avevano spogliato la tomba di tutto l'oro e degli oggetti preziosi. Ma avevano lasciato qualcosa. Centinaia di figure di Shapti, che sul mercato nero egiziano, nell'antichità, erano di scarso valore. 3000 anni dopo, Belzoni sapeva che ogni Shapti sarebbe stato valutato una fortuna sul mercato antiquario europeo. La sua scoperta diede avvio alla febbre dell'oro nella valle. Verso la fine dell'Ottocento, gli scavi nella valle erano aperti a tutti senza regole. Oggetti funebri sacri venivano rubati da ricchi collezionisti desiderosi di impressionare i loro amici. Oltre che un periodo di rovina, fu un'epoca di follia collettiva.
fu un vero saccheggio. Si portava via, senza scrupoli, tutto ciò che si trovava. Ma coloro che andavano a caccia di tesori non erano riusciti a trovare il premio più ricco, la tomba di Tutankhamon, ancora per poco. Nel 1922, l'archeologo inglese Howard Carter era perseguitato da un'ossessione. Dopo anni di ricerca nella Valle dei Re, era convinto che ci fosse ancora una tomba da scoprire. Ma dopo 7 anni, gli operai di Carter avevano fatto ben pochi progressi. Il suo committente, Lord Carnarvon, era a corto di soldi e di pazienza. Ma Carter aveva ancora bisogno di una stagione di scavi e sapeva che nella valle c'era una piccola area triangolare ancora inesplorata. Questa era la sua ultima speranza. Carnarvon accordò un ultimo finanziamento della durata di una stagione. Carter mise i suoi uomini al lavoro. Nel giro di pochi giorni venne dissotterrato un gradino, seguito da altri 15. Poi venne alla luce qualcosa che nessun archeologo aveva mai visto prima. Circa 5 metri più in basso c'era l'ingresso ad una tomba con il sigillo reale ancora intatto. Dietro c'era un premio più grande di quanto Carter potesse immaginare: la tomba di Tutankhamon. Era rimasta nascosta per tanto tempo per un semplice motivo. In cima alla tomba, poco dopo la sua realizzazione, venne costruito un villaggio di operai e vi vennero scaricati gli scarti della tomba di Ramsete VI. Agli egittologi non venne in mente di perlustrare questa zona perché sembrava un sito archeologico non bene augurante. La tomba di Tutankhamon conteneva 5.000 tesori inestimabili. Il sarcofago d'oro massiccio, da solo, pesava quasi 114 kg. Ma Carter, a differenza dei suoi predecessori, non aveva fretta di rimuovere i manufatti e disperderli per il mondo. Carter non era solo un fortunato cacciatore di tesori, ma un vero esperto di scavi e sapeva quello che faceva. Howard Carter fece quello che nessun altro archeologo della Valle dei Re aveva mai fatto prima. Fotografò accuratamente e catalogò ogni singolo oggetto della tomba. Per la prima volta, il mondo moderno riuscì ad intravedere i veri splendori dell'antico Egitto. I tesori vennero poi trasportati al Museo Egizio del Cairo, dove sono esposti ancora oggi. La tomba di Tutankhamon resta ancora oggi, dopo tanti anni, insuperata. Niente del genere è mai stato ritrovato. E ogni volta che c'è una grande scoperta archeologica, ci si chiede sempre se regge il confronto con la tomba di Tutankhamon, ma la risposta è sempre la stessa. Nessuna nuova tomba è stata trovata dopo quella di Tutankhamon. Ma di recente, nella valle, è stata fatta un'altra scoperta rilevante. Nel 1995 si stavano rimuovendo dei detriti da quella che sembrava una tomba di poca importanza, nota come KV5. Per molto tempo si pensò che questa tomba avesse soltanto 6 camere. Ma ad un certo punto venne liberato un ingresso e venne fatta una stupefacente scoperta. Vi era un corridoio dal quale si dipartivano 12 camere. Si capì che KV5 era la tomba più grande mai trovata nella valle. La scoperta si deve all'egittologo Kent Wicks.
Ci sono corridoi e passaggi scavati nella roccia per almeno 150 metri e altri in senso trasversale. Qui, almeno fino al punto in cui si trovano adesso quelle persone, e probabilmente oltre, ci sono corridoi che si estendono al di sotto del manto stradale e sotto la montagna di Ramses II. Altri corridoi si dirigono verso sud, nella valle, quasi fino alla tomba di Tutankhamon. Finora abbiamo trovato 150 camere, è una bella cifra, se pensiamo che la maggior parte delle tombe qui hanno al massimo 18 o 19 camere. Per avere un'idea delle sue notevoli dimensioni, basti pensare che la tomba di Seti I è di 800 metri quadrati, mentre questa è di 3.000 metri quadrati. Scoperte come quelle della tomba KV5 hanno portato nella Valle dei Re un gran numero di turisti. Ogni giorno 4.000 visitatori di tutto il mondo esplorano le tombe. Indubbiamente la popolarità della valle provoca dei danni. È difficile riuscire a stabilire il compromesso tra la conservazione delle tombe e la loro fruibilità da parte dei turisti. Nei prossimi 10 anni il numero di turisti che visiterà la valle è destinato a raddoppiare. La valle e i suoi tesori sono sempre più in pericolo. Abbiamo risorse limitate e dobbiamo proteggerle. L'unico modo per farlo è ricorrere ad ogni nuova tecnica potenzialmente utile ed applicarla scrupolosamente. Un computer testato dall'FBI per registrare le scene dei crimini è stato portato nella Valle dei Re per uno scopo molto diverso: mappare una tomba fin nei minimi dettagli. Se l'esperimento riuscirà, potremo avere una mappa tridimensionale permanente di tutte le tombe della valle. La telecamera raccoglie dati alla velocità di 125.000 punti al secondo. Consiste in uno specchio che, girando a 360 gradi, muove il laser nello spazio. Il laser rimbalza contro tutto ciò che incontra e torna indietro verso la telecamera. Noi misuriamo il tempo intercorso, cioè misuriamo le distanze. Ruotando alla velocità di 900 giri al minuto, il laser mappa ogni superficie della tomba. Il laser ci permette di entrare nella tomba e invece di impiegare 15 anni per mapparla, riusciamo ad ottenere una riproduzione fotografica piuttosto accurata nel giro di 4 o 5 ore. L'intento finale è quello di avere una riproduzione tridimensionale di ogni tomba della Valle dei Re per renderla disponibile online. Così i turisti di tutto il mondo potranno esplorare ogni punto di una tomba senza mai entrarci. Sarebbe terribile se le tombe andassero in rovina. Almeno così lasceremo una documentazione per le generazioni future. Il futuro della valle è incerto, ma la speranza di nuove scoperte continua ad attirare i ricercatori. E nessuno sa quali tesori si trovano ancora sotto le rocce. In molti hanno pensato che la Valle dei Re non riservasse più sorprese. Belzoni disse: «Ho trovato tutto il possibile». Poi Carter trovò il tesoro di Tutankhamon e Kent Weeks ha trovato KV5. La Valle dei Re non è stata esplorata fino in fondo. Credo che la stessa cosa valga per tutti i siti archeologici dell'Egitto. Potenzialmente c'è qualcosa da scoprire dietro ad ogni roccia di questa valle. Io sono fermamente convinto che nel futuro verranno alla luce altri segreti. La Valle dei Re continuerà ad attirare archeologi da tutto il mondo. Se un'altra tomba reale è ancora nascosta nella valle, portarla alla luce sarà soltanto una questione di tempo.